Ecco, questo è il punto. Paura, quindi dramma, tragedia, ma speranza, ottimismo. E siccome però tra i due, tra la paura e la speranza, chi è più forte a braccio di ferro è la speranza, almeno secondo me. Ecco che il sostantivo è ottimismo. Però la paura è importante, non la puoi buttare fuori, non fare i conti, quindi devi inserirla e diventa un aggettivo, qualcosa che si aggiunge al sostantivo, che dà sostanza. Ottimismo, tragico. Si tratta della vita dell'antichità greca, della visione della vita dell'antichità greca, di un ottimismo tragico. La vita non è affatto una festa, è un divertimento continuo. Nella vita ci sono molte cose mostruose, malvagie, tristi, sporche. Tuttavia, rendendosi conto di tutto questo, bisogna avere dinanzi allo sguardo interiore l'armonia e cercare di realizzarla. Grazie dell'attenzione.